Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del team Bleach e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Ehi, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale. Questo è il mio primo video del nuovo anno, quindi un salutone a tutti quanti ragazzi. Ebbene sì, le vacanze sono finite, le ferie sono finite e eccoci di nuovo qui. Ringrazio il team Glitch per avermi, diciamo, passato qualche video mentre che io non c'ero, da poterlo caricare sul canale, anche se avete fatto molte polemiche perché non capivate, insomma, i video. Però andiamo avanti. Allora, per fare questo glitch, ragazzi, abbiamo bisogno del nightclub, ragazzi, dell'auto che vogliamo duplicare e di una LGR H8 che dovrà trovarsi nello stesso garage in cui andremo a duplicare, ragazzi. Quindi a questo punto noi stiamo duplicando nel B3. Io andrò a duplicare nel B3, ragazzi, mi raccomando, ricordatevelo. Quindi una volta che siete dentro il vostro garage, avviate un'attività di Rockstar. Andate in attività Rockstar, create da Rockstar, andate ad avviare una gara stunt. E dopodiché, quando siete nella gara stunt, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare, appena ne avete la possibilità, è uscire dalla gara stunt. Quindi andrete a premere cerchio e uscirete dalla gara stunt. Un altro elemento fondamentale, ragazzi, che dovete avere un'attività recente preparata in maniera tale da schiacciare il doppio tasto PS e averla subito pronta, ragazzi. Quindi a questo punto ci troviamo fuori dal nightclub, ragazzi. Andremo ad entrare nel nightclub esattamente in un garage dove non stiamo facendo il glitch. Quindi io sto facendo il glitch nel 3, andrò ad entrare nel garage numero 2. Ora badate bene, ragazzi, allora a questo punto andremo a fare il glitch. Io qui ve lo faccio vedere prima in rallenti e poi in normale. Come vedete, io ho l'attività recente pronta, ok? Partiamo prima con il rallenti, ragazzi. Quindi andremo a selezionare il garage in cui stiamo facendo il glitch. Dopodiché andremo a premere X, doppio tasto PS, X, cerchio. Tireremo indietro l'analogico per tornare verso la porta, doppia freccia su e X, ragazzi. È abbastanza semplice. Se riascoltate bene il video, è abbastanza semplice da capire. Questo è in velocità normale, X, doppio tasto PS, X, cerchio, freccia indietro, insomma, per tornare indietro, doppia freccia su e premiamo X. Come vedete, ragazzi, ci siamo buggati. A questo punto, se la mappa, la minimappa, non sarà presente, abbiamo fatto il glitch, ragazzi, siamo buggati. Qualcuno ieri ha detto che il glitch non funziona. Ci può stare, ragazzi, che il video magari era si sentiva male, o che magari era stato messo qualche passaggio, ragazzi, ci può stare. Magari nella fretta del spiegare il video ci sta tutto, però insomma, ragazzi, abbiate un pochino di inventiva anche voi per cercare di capire questi glitch e come funzionano. Allora, come avete visto, una volta che ho fatto il glitch, ragazzi, ho scambiato l'auto con la LG RH8. A questo punto
una è diventata l'altra. L'unica cosa che dovremmo fare è uscire con la ISI, che in questo caso non è una ISI ma è una LG RH8, e chiamare il nostro centro operativo mobile, oppure potremmo andare a salvare nel CEO, sempre che nel CEO ci sia un posto libero e abbiamo l'officina per poter salvare il veicolo, altrimenti non potremo salvarlo nel CEO. Nel centro operativo mobile, ragazzi, deve esserci lo slot del veicolo personale, perché se avremo l'officina non potremo salvare il veicolo. Queste sono cose vecchissime, però ricominciamo con il nuovo anno a ripeterle. E nulla, ragazzi, quindi adesso andiamo nel centro operativo mobile. Non è importante se è piano vuoto, io qui dentro il centro operativo mobile avevo una Deluxe, ragazzi, che poi ritroveremo nel nightclub, però non è importante. Quindi a questo punto l'auto è salvata, la targa sarà cambiata, anche se non si vede perché queste targhe, queste auto, alcune non hanno targa, però comunque sia la targa sarà cambiata. Allora, ragazzi, io sto duplicando la ISI, che mi dà tipo 1.700.000 e qualcosa, però con delle altre modifiche potrebbe anche darvi di più. Ci sono delle auto che valgono addirittura 1.800.000-1.900.000, quindi secondo me la ISI è già un bel traguardo, ragazzi, perché 1.700.000 poi andrò a venderla e vi farò vedere. Vedete qui la Deluxe che era nel centro operativo mobile, vado a rimetterla nel centro operativo mobile e avremo la nostra duplicazione che abbiamo appena fatto. Quindi vado a riposizionare la ISI al posto della Deluxe, e come ricordate in questo garage nel B3 io avevo una ISI e una LG RH8 di fianco, invece ora ho una ISI e un'altra ISI, ragazzi. Quindi a questo punto la vado a vendere e vi faccio vedere qual è il costo di questa ISI. Che dire, ragazzi, il glitch è semplicissimo, spero di essermi spiegato in maniera abbastanza decente, spero che sia chiaro a tutti, ragazzi, questo glitch, anche a quei personaggi che ieri hanno detto che addirittura era un fake, insomma, e altre cazzate varie. Raga, il glitch, come ho già detto, è semplicissimo, è veramente semplicissimo. L'unica cosa che dovete fare è buggarvi ogni volta, però si bugga con molta facilità. Se seguite i miei passaggi che vi ho fatto vedere anche a rallenti, ok, riuscirete a farlo, perché è veramente una cazzata, ragazzi. Io l'ho fatto al secondo tentativo, quindi ma mi ci sono voluti due tentativi, perché comunque sono stato lento io nelle tempistiche. La tempistica è esattamente quella che vedete in video, ma in modalità naturale, ovviamente, non a rallenti, ragazzi. Che dire, ragazzi, avete visto, ho venduto l'auto, quello era il prezzo dell'auto, questa è la data di oggi, ragazzi. Metteteci, non so, ci sarà un pochino che ci metterò per editare e caricare il video, però questa qui è la data di oggi. Detto questo, ragazzi, non ho veramente nient'altro da aggiungere, approfittate di questo glitch perché è un glitchone. Un saluto a tutti, un buon nuovo anno a tutti, al prossimo video, ciao belli!